rigore, flessibilità, nuovo botta e risposta tra Roma e Bruxelles. Gli sforamenti dei bilanci sono previsti dalle clausole del patto di stabilità in alcuni casi specifici. E questa è la replica di Renzi al presidente della Commissione europea Juncker, che aveva messo in guardia il nostro governo su nuove richieste di flessibilità. L'Istat corregge i dati economici relativi agli ultimi due anni. Nel 2014 il PIL in realtà è cresciuto dello 0,1%, un segnale di uscita dalla recessione. Fanno sapere questo dall'Istat, che ribalta così il dato negativo dello 0,3%. Al ribasso invece le stime del PIL nel 2015, più 0,7% anziché 0,8%. Siamo nella direzione giusta, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Un mese fa il terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio e Marche. Ad Amatrice e negli altri paesi si cerca un difficile ritorno alla normalità. Ricostruiremo tutto come era prima, ha detto oggi il Premier Renzi, che ha quantificato i danni in più di 4 miliardi. Ne parliamo in TG Cronache. Stati Uniti, terza notte di proteste a Charlotte nel North Carolina per la morte di un giovane afroamericano ucciso da un agente. Dopo gli scontri della notte precedente, migliaia di persone hanno sfilato nelle strade della città presidiate dalla polizia. I manifestanti chiedono la diffusione di un video che mostrerebbe come la vittima fosse in realtà disarmata. Un nuovo caso di hackeraggio informatico irrompe nella campagna per le presidenziali degli Stati Uniti. Pirati del web hanno violato le mail di 500.000 di utenti del motore di ricerca Yahoo. Sospetti su hacker russi. Sono stati trafugati documenti dalla mail della First Lady Michelle Obama e di alcuni collaboratori di Hillary Clinton. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, ripartiamo dunque un mese dopo da quelle terre scosse nel centro Italia dal sisma tra Marche e Lazio, un mese dopo si pensa alla ricostruzione, parleremo anche con la nostra inviata in apertura del TG Cronaca di com'è quella situazione che ha sicuramente dei costi quantificati in 4 miliardi di danni oggi dal governo per ricostruire. Come? Si cercherà di farlo mantenendo l'identità di quei territori, ma ci vogliono fondi e questo ci riporta ancora una volta a un braccio di ferro eterno con l'Europa. Dopo le parole del commissario Juncker, la replica del nostro Presidente del Consiglio, va bene la flessibilità, rispetteremo le regole e i margini che ci sono imposti, ma tutto quello che verrà speso per la ricostruzione, in particolare degli edifici scolastici, vorremmo scorporarlo, così come ha ribadito il Presidente del Consiglio, cioè l'emergenza migranti che ha un costo che ancora una volta pesa soprattutto sulle nostre di tasche. Io rispetto le regole europee, ma nel momento in cui l'Europa non fa niente per sistemare la questione migrazione e dall'altro lato abbiamo avuto un terribile danno come quello del terremoto, tutto ciò che servirà per l'immigrazione e tutto ciò che servirà per mettere a posto le scuole è prioritario rispetto al patto di stabilità. Risponde così Renzi, più o meno direttamente, a Juncker, che pur lodando Roma per lo sforzo nell'accoglienza ai migranti, salva migliaia di vite al giorno, non possiamo lasciarli soli, le sue parole, aveva spento ogni illusione italiana di poter godere di nuovi allentamenti della spesa in vista del DEF prossimo venturo, quantificando l'elasticità finora concessa in 19 miliardi. Nel patto di stabilità, che non deve essere un patto di flessibilità, abbiamo già introdotto molta flessibilità, aveva aggiunto poi il Presidente della Commissione europea. Anche per Renzi, ora, la parola fin qui magica, flessibilità, sembra passata di moda. Così come quell'altrimenti faremo da soli. No, a Bruxelles evidentemente si continua a guardare, ma con tre nuovi argomenti, migranti, terremoto e scuole, che secondo il Premier non rientrerebbero nel patto di stabilità. Quanta carica di ottimismo ci sia in questi intendimenti ed eventualmente in quali cifre potrebbero tradursi, presto per dirlo, con una manovra tuttora in cantiere e sulla quale Renzi continua a protendersi. L'ecobonus al 65% sarà rinnovato anche nel 2017, ha detto stamattina, ribadendo in aggiunta che tutto ciò che serve per le scuole va messo e sarà fuori dai limiti del patto di stabilità. Ci sarà massima disponibilità nella legge di bilancio. In questa operazione espansiva rientrerebbe la volontà da parte del governo di far rientrare nel capitolo terremoto, oltre alla voce ricostruzione, anche quella prevenzione, così da definire in senso notevolmente più ampio i compiti della struttura Casa Italia, ancora in cantiere. Compiti che, salvo imprevisti, dovrebbero essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri atteso per oggi pomeriggio.
E dunque una partita da giocare con l'Europa, oltretutto si è saputo poco fa che c'è un incontro mercoledì previsto in sede europea, Merkel, Hollande, Juncker, e dunque magari un rilancio anche di quelle che sono le posizioni dei paesi membri più significativi, senza la presenza di Renzi che pure nell'ultimo incontro aveva ribadito con toni molto forti le posizioni e le richieste italiane, che passano naturalmente anche per i nostri conti, i nostri numeri, ancora quelli del PIL, ne aveva parlato con delle stime a ribasso per tutta l'area euro e non solo, anche mondiale, l'OCSE. Adesso ci sono rivisti in più di un'occasione il PIL dello scorso anno e di quello ancora precedente. Vediamo cosa è successo e cosa cambia. Non sono da rivedere solo le stime della crescita degli anni futuri, come il governo sarà costretto a fare nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, visto l'andamento debole dell'economia. Per l'Istat anche il passato prossimo è oggetto di revisione. Così oggi l'Istituto Nazionale di Statistica lima i dati relativi al 2015, quindi all'anno scorso, per informarci che la crescita percentuale del PIL di quel periodo non è stata dello 0,8% come fin qui ritenuto, ma di un decimale in meno, cioè dello 0,7. In compenso, un più attento esame migliora la performance della nostra economia in un anno pur non brillante, il 2014. Nell'anno appunto del gelido passaggio di consegne tra Enrico Letta e Matteo Renzi, il nostro PIL a quanto pare non subì una flessione dello 0,3% come fin qui credevamo, ma in realtà crebbe sia pur solo di uno 0,1. Quasi mezzo punto di scarto, insomma, il che permette oggi di dire che l'uscita ufficiale della recessione era avvenuta prima di quanto credessimo e sostanzialmente in linea con quanto accaduto negli altri paesi europei. Fermo restando che di dati davvero definitivi si potrà parlare solo tra un anno, quando all'Istituto di Statistica affluiranno tutte le informazioni sull'andamento delle imprese italiane. Immediato comunque il commento del Ministero dell'Economia, che in una nota sostiene che questa revisione dimostra come le politiche attuate dal governo Renzi abbiano evidentemente avuto un effetto praticamente immediato sulla crescita stessa. Un dato invece è stato confermato dall'Istat, quello del rapporto deficit-PIL nel 2015, che resta al 2,6% come da precedenti valutazioni. Netto miglioramento poi per la quantificazione del debito pubblico. Le stime fin qui diffuse lo davano sempre per il 2015 al 132,7% del prodotto interno lordo. Adesso invece l'Istat parla di un 132,2, quindi mezzo punto percentuale in meno del previsto, sempre in crescita comunque rispetto al 2014, quando si attestò al 131,8%. E allora i numeri, ma anche la sostanza, quella della politica imminente, con si apprende da fonti governative il Consiglio dei Ministri, quello di lunedì, in cui tra le altre cose sarà indicata non solo la data del referendum, ma sarà anche l'occasione in cui verrà approvato il documento di economia e finanza, e dunque un altro inizio settimana significativo, con una settimana invece quella che si chiude lavorativamente oggi, per così dire, in cui il sogno a cinque cerchi è di fatto un sogno da abbandonare. Se c'era ancora qualche dubbio formale, l'ha chiuso togliendo ogni spiraglio proprio Presidente del Consiglio, ha detto non si porta avanti una candidatura contro l'amministrazione della città che dovrebbe quei giochi ospitarli. L'affondo politico ai grillini è stato netto, molto forte, hanno ammesso così di non poter, non saper cambiare le cose, grillini che però di fronte a questo no si ricompattano, provano a farlo, in vista anche di una due giorni importante, con ancora ombre sull'amministrazione capitolina, a cominciare da quelle nomine che mancano. Cala il sipario sulla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. Dopo il no della Raggi, anche Palazzo Chigi sceglie di archiviare la questione, con Renzi che afferma: il capitolo delle Olimpiadi è chiuso, i giochi non si possono fare senza il consenso dell'Assemblea Capitolina. Game over accompagnato da punture ai grillini. Impressionante dire che i grandi eventi non si fanno perché qualcuno ruba, attacca Renzi. È come se i grillini dicessero: non riusciamo a cambiare le cose. Insomma, per il Premier un segnale di incapacità dei 5 Stelle. Così, nell'attesa che l'Assemblea Capitolina ratifichi l'annullamento della delibera di sostegno alla candidatura varata a giugno 2015 dalla Giunta Marino, Palazzo Chigi si mette di lato, deciso a non percorrere vie alternative per portare in Italia le Olimpiadi. Troppo grande il rischio di diventare bersaglio dei grillini, di essere dipinti come braccio armato dei poteri forti. Perde quota anche l'ipotesi di un'azione per danno erariale nei confronti del Comune di Roma, che con il no ha ribaltato la scelta
dell'ex sindaco Marino. Se la faranno, reagiremo, avvertivano ieri dal Campidoglio. Ma al di là delle ricostruzioni ci sono i fatti. Ieri il Premier ha rinunciato all'incontro già programmato con Malagò ad accogliere il leader dello sport a Palazzo Chigi, Luca Lotti. Questa volta non si tratta però di uno sgarbo come fu quello della Raggi, ma di un segnale. Non si va avanti. Lo ammetterà lo stesso capo del CONI che nel pomeriggio incrocia la Raggi. In teoria ci sarebbe un piano B, ammette, ma non è la strada giusta. Perderemmo credibilità. Con molto rispetto ci adegueremo a una decisione che consideriamo profondamente ingiusta. Anche perché, aggiunge Malagò, in queste condizioni è improbabile una candidatura italiana per i prossimi 20 anni. Contro quella che ormai sembra un'evidenza ci spera ancora il presidente del comitato promotore Montezemolo. Raggi sembra telecomandata, non si può solo dire di no per evitare le responsabilità. E anche Cantone, il garante dell'autorità anticorruzione, dice la sua. Non voglio fare polemica con nessuno, ma non diventeremo mai un paese normale finché si dirà no ad un'opera per paura dei rischi di corruzione. E non ha davvero nulla del paese normale dal punto di vista dello scontro razziale l'America, lo sappiamo, ma lo scontro è ancora una volta evidente, notti di battaglia tra la comunità afroamericana e la polizia di mezzo, cioè quell'eccesso di violenza o quella voglia di sparare perché la polizia si sente sotto minaccia. È successo in North Carolina, dicevamo a Charlotte, ma è successo nelle ultime ore anche a Baltimora, e dunque gli arresti, la Guardia Nazionale e ancora una volta coprifuoco. No justice, no peace, no justice, no peace. E questo è il coprifuoco a Charlotte, la città della North Carolina, in stato di emergenza, con la Guardia Nazionale schierata con blindati, uomini mimetiche, fucili in mano. Non c'è pace senza giustizia, gridano i manifestanti per la terza notte di proteste. Nonostante il divieto, sono scese ancora in piazza e la questione ora è sulla diffusione del video che fissa la scena della sparatoria durante la quale è rimasto ucciso un uomo afroamericano di 43 anni. Keith Scott aspettava suo figlio in un parcheggio dopo la scuola. Per la polizia di Charlotte il suo comportamento, la presenza di un'arma, rappresentavano minacce di morte imminente. Quelle immagini sono state mostrate ai familiari, il loro legale spiega che non è chiaro che cosa Keith Scott tenesse tra le mani e che il suo atteggiamento non era affatto aggressivo. Versione opposta a quella del capo della polizia della città che giustifica il comportamento del suo agente. I manifestanti hanno violato il coprifuoco proprio per chiedere di nuovo che quel video possa essere visto e giudicato da tutti, ma per il momento non se ne parla. E così nella città che non a caso aveva ospitato la convention democratica del 2012, dove gli attivisti più pacifici dialoganti del gruppo Free Hug tentano di parlare con la polizia nella totale incomprensione di chi da 2 giorni manifesta per le strade, quella che è iniziata sarà ancora una giornata di forte tensione nell'attesa di una nuova relazione su quanto successo martedì. Un episodio che insieme ai precedenti casi di uccisioni di afroamericani inermi da parte della polizia potrebbe essere uno dei temi del primo attesissimo dibattito tra Hillary Clinton e Donald Trump in programma lunedì. We need a national anti-crime agenda. Lui non ha perso tempo per commentare quest'ultima città sconvolta da una morte e dalle proteste. Dobbiamo rendere di nuovo le nostre città sicure, ripete ad ogni incontro pubblico. Più defilata in questi giorni Hillary, che si sta preparando a quel faccia a faccia. E per i candidati la speranza che la vicenda di Charlotte sia chiarita e la calma sia tornata sulle sue strade. Perché poi tutto pesa naturalmente in questa serrata campagna elettorale, naturalmente anche la gestione delle crisi internazionali, a cominciare dalla guerra siriana pesante, il richiamo ieri del presidente siriano Assad proprio nei confronti degli Stati Uniti, è colpa loro se la tregua, quella del 9 settembre, è durata pochissimo, loro come gli altri paesi che appoggiano i ribelli contribuiranno a far durare questo conflitto ancora in modo indeterminato, davvero a lungo, di fatto la tregua è lontanissima, il cessate il fuoco per ora non c'è. 6 civili presenti nella zona orientale di Aleppo lasceranno l'area ancora sotto controllo di gruppi ribelli, non verranno arrestati né interrogati, anzi verrà dato loro rifugio. Non si sa però quanti abitanti stiano rispondendo ad Aleppo all'invito di certo prima e dopo questo annuncio del comando militare siriano. Sulla città sono tornate le bombe e questi con le luci del giorno sono i risultati sul terreno. Dalle 5 ora locale 25 raid, sino ad ora almeno una dozzina le vittime, colpiti anche 3 edifici della protezione civile, ambulanze, edifici pubblici.
pubblici e abitazioni dei quartieri ad est del centro di Aleppo. La città oramai da settimane, stando a recenti testimonianze, sarebbe difesa dai soli miliziani di Fateh al-Sham, nuova sigla per i qaedisti di al-Nusra. Ma sarebbero almeno quattro le formazioni ribelli ed opposizione ad operare in questa zona, sempre più nel caos. I raid russo-siriani avrebbero riguardato anche il campo profughi palestinese di Aleppo, secondo report dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani, più vicino alle opposizioni che al regime di Damasco. Sul campo sarebbero state lanciate le cosiddette bombe a grappolo, particolarmente letali. E poi carri armati presumibilmente siriani sono da ora in combattimento contro postazioni ribelli anche nell'area di Latakia, città strategica sul mare e roccaforte della famiglia di Bashar al-Assad. E c'è guerra in Siria anche verso il confine nord che la separa dalla Turchia, sì, perché dopo i due bombardamenti di ieri da parte di milizie dello Stato Islamico sedicente sulla città turca di Kilis, Ankara ha fatto scattare una violenta ritorsione contro i tagliagole del califfato. Sul suolo siriano sarebbero 40 i miliziani islamisti radicali uccisi e 5 le basi del gruppo terrorista colpite. Tutto ciò accade a poche ore dall'ultimo flop, dall'ultimo fallimento diplomatico registrato a New York, dove russi e americani non hanno trovato alcuna intesa su come far riprendere la tregua. Non è successo nulla, ammette il ministro degli esteri russo Lavrov, a cui fa eco il collega americano John Kerry, che dice: dopo questo vertice urgente sono solo più frustrato. La Russia deve essere più seria. Oggi le delegazioni di Mosca e Washington si vedranno di nuovo, con che speranze però nessuno può dirlo. Intanto, lo sappiamo, si continua a tentare di fuggire direzione coste dell'Europa, chi non ce la fa, come quei disperati alle larghe coste dell'Egitto. L'ultimo bilancio da parte egiziana parla di 115 cadaveri recuperati, era un barcone di 400 persone, 160 ne sono state salvate, dunque si teme davvero un'ecatombe al di là dei cadaveri recuperati. E poi chi arriva e non viene accolto, come è chiaro nelle intenzioni da parte ungherese, premier Orban in piena campagna elettorale, dice, giorni dal referendum. E poi c'è il nostro paese che accoglie, lo fa con ogni sforzo, con particolari difficoltà poi sul territorio. È il gesto più forte che dà il senso del momento che stanno vivendo i profughi ospiti nel Palace Sharp di Milano, la tenso struttura utilizzata ogni venerdì dalla comunità musulmana della città per pregare. E queste sono le immagini al risveglio in una mattinata tipo come quella di oggi. C'è chi fa colazione fuori dalla struttura, chi sistema le brandine, chi pulisce e rimette tutto in ordine. Poco fa, in questo luogo che di notte, da qualche giorno, accoglie temporaneamente i migranti, è finita la preghiera islamica. La soluzione del Palace Sharp, adottata dal Comune di Milano in accordo con la Prefettura del Viminale, è stata necessaria per fronteggiare l'emergenza senza fine. Gli arrivi a Milano continuano. All'hub di via San Martini, gestito dalla Fondazione Arca, i poco più di 100 posti sono stati ospitati negli ultimi giorni da più di 600 profughi. Tutti gli spazi per l'accoglienza utilizzati in città, le strutture del Comune e delle associazioni sono al collasso da questa estate. Dal 1 novembre dovrebbe essere pronta la caserma Montello. Inizialmente dovrebbe ospitare 300 profughi, alcuni spazi verranno utilizzati anche per i richiedenti asilo fino alla fine del 2017. Da un grande comune ad uno più piccolo, che per mesi è stato il simbolo dell'emergenza e dell'accoglienza, Como. Da questa mattina il prato davanti alla stazione ferroviaria di San Giovanni appare così. Dei migranti respinti alla frontiera con la Svizzera non c'è più traccia, sono tutti nel vicino centro accoglienza, circa 300 persone, la struttura può ospitarne fino a 400. Ma è il dato nazionale che preoccupa il governo, prefetture e soprattutto i piccoli comuni, che stanno portando avanti rimostranze legittime. Stando agli ultimi dati del Ministero dell'Interno, oggi il nostro paese accoglie la cifra record di oltre 158.000 migranti, nel 2015 erano 103.000. I numeri che state vedendo sono divisi per regione, in verde il dato dei profughi ospitati in strutture temporanee, in rosso quelli occupanti, i posti SPRAR, ovvero il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito nel 2002 dal Ministero dell'Interno e affidato all'ANCI, il governo dei comuni italiani. Allo SPRAR aderiscono volontariamente 500 comuni su 8.000, quelli piccoli lamentano che solo su di loro grava la distribuzione e non ce la fanno a sostenere nuovi arrivi che metterebbero in squilibrio la bilancia tra cittadini e profughi. Nel nuovo piano, ancora da approvare, ANCI e Governo dovrebbero aver raggiunto l'accordo di un tetto massimo di 5 migranti per i piccoli comuni. La battaglia su internet, la conferma da parte del motore di ricerca Yahoo che sono stati violati, pensate, almeno 500 milioni di account, dunque sono utenti che si sono visti sottrarre o comunque forzatamente hanno dovuto condividere dati sensibili proprio nella settimana in cui anche in Italia si prova a cambiare passo nelle norme di contrasto al cyberbullismo. Sembra quella la battaglia delle battaglie, anche perché poi succede che tra i dati sensibili c'è anche il passaporto, pensate, di una First Lady, quella americana.
La notizia circolava da mesi, ma adesso è ufficiale. Password, codici identificativi, nomi e cognomi, date di nascita e indirizzi. Un numero incalcolabile di dati è stato rubato da 500 milioni di account gestiti dal colosso della rete Yahoo. La compagnia, fondata 22 anni fa, l'ha confermato. Il super attacco hacker, forse il più grande della storia, c'è stato e la situazione è più grave di quanto si pensasse. Non solo è venuta a galla l'entità eccezionale degli indirizzi violati, ma sarebbero molti gli elementi a supporto dell'ipotesi che dietro l'operazione possa aver agito un cosiddetto sponsor governativo. Insomma, è altamente improbabile che una singola persona possa avere agito da sola. La NSA, la National Security Agency americana, i dipartimenti specializzati delle intelligence straniere, forse Russia o Cina, prove non ce ne sono, ma solo una struttura di alto livello può aver compiuto l'intrusione e il furto informatico avvenuto alla fine del 2014. Le informazioni sottratte non riguarderebbero carte di credito o transazioni bancarie, ma anche il passaporto della First Lady americana Michelle Obama sarebbe finito in rete, come le mail personali di alcuni membri dello staff elettorale di Hillary Clinton. Negli ultimi 3 anni Yahoo ha licenziato il 20% della forza lavoro, nel 2015 ha perso il 90% degli utili e un anno fa la dirigenza ha annunciato di voler vendere la compagnia valutata intorno ai 5 miliardi di dollari. La trattativa col gigante delle telecomunicazioni americano Verizon è in corso, ma ora tutto potrebbe tornare in discussione. La Corea del Sud avrebbe un piano per eliminare il leader nordcoreano Kim Jong-un, un caso che nel caso si alzasse ancora il livello di minaccia nucleare. Qual è la fonte? L'ha rivelato, secondo quanto riferisce la CNN, il ministro della difesa di Seoul, spiegando che ci sono truppe speciali pronte ad entrare in azione per uccidere il leader di Pyongyang. Seoul ha intenzione di utilizzare missili di precisione per colpire obiettivi e nemici in diverse zone. Questo ha spiegato il ministro sudcoreano parlando in Parlamento. All'inizio di settembre la Corea del Nord, lo ricorderete, ha eseguito il suo quinto, finora più potente, test nucleare, violando le numerose risoluzioni delle Nazioni Unite. E adesso, scusate, siamo al calcio, al campionato. Domani si torna di nuovo in campo, lo fanno la Juventus e il Napoli con la possibilità di allungare il passo. Napoli che è proprio l'unica squadra ancora imbattuta dopo 5 giornate, non era mai successo nella storia della Serie A. Questo significa equilibrio e forse che le previsioni erano sbagliate, anche quelle che davano il sesto scudetto consecutivo della Juventus già cucito sulle maglie bianconere. Neppure il tempo di metabolizzare il turno infrasettimanale, che è già ora di tornare in campo. Il calendario non dà tregua, obbligando agli straordinari la Serie A, dove la Juventus si è appena ripresa la vetta della classifica. E saranno proprio i bianconeri ad aprire domani pomeriggio la sesta giornata, prima di rituffarsi nel clima di Champions League. Dopo l'immediato controsorpasso sul Napoli, Allegri vuole evitare cali di tensione nella trasferta di Palermo. Il tecnico tiene alta la guardia, pronto a giocarsi ancora una volta dall'inizio la carta Higuain. L'attaccante argentino è implacabile, viaggia alla media di un gol ogni 54 minuti e nell'anno solare ha praticamente segnato una rete a partita, facendo addirittura meglio di Messi. Il Pipita affiancherà in attacco il connazionale di Bala, che tornerà da avversario nella Sicilia che lo ha adottato al suo arrivo in Italia. A differenza di Higuain, l'ex rosanero è ancora a quota zero nella classifica dei marcatori e punta a sbloccarsi contro la sua vecchia squadra, che a Bergamo ha ottenuto i primi 3 punti della stagione. Una vittoria a Palermo consentirebbe alla Juventus di conservare il primato e di seguire poi con maggiore serenità la partita del Napoli, unico imbattuto e impegnato quasi 3 ore dopo al San Paolo contro il Chievo. Il pareggio col Genoa ha improvvisamente acuito i rapporti tra Sarri e De Laurentiis. Allenatore e presidente la pensano diversamente sugli arbitri. Non voglio alibi, ha chiarito il numero uno dei partenopei, che pretende dalla squadra un'immediata reazione allo 0-0 di Marassi. I veronesi sono al momento gli avversari più scomodi da affrontare. La formazione di Maran è terza, con gli stessi punti, 10, dell'Inter e della Roma. A proposito dei giallorossi, Pallotta ha smentito la notizia diffusa ieri dall'agenzia Bloomberg, secondo la quale il presidente sarebbe sul punto di cedere il 40% della società a investitori stranieri per 75 milioni di euro. In realtà la ricerca di un partner è legata esclusivamente alla costruzione del nuovo stadio.
E con questo ci fermiamo, c'è ancora l'informazione, il TG Cronaca, ripartiremo, ve lo dicevo in apertura, proprio dal terremoto, un mese dal sisma, la ricostruzione che non può prescindere dal modello territoriale, l'ha chiarito il governo, rispettare l'identità di quelle terre. Ci fermiamo, grazie per averci seguito, naturalmente ci siamo anche nel weekend domani alle 13.30, una buona giornata.